Guarda, ogni tanto quando si parla di clima, di mutamenti climatici, di protocollo di Kyoto o di conferenza di Parigi di qualche settimana fa, poi ci sono coloro i quali in effetti tirano fuori teorie in base alle quali in effetti non c'è nessun cataclisma all'orizzonte, eccetera. Ma a prescindere da tutto, guardi, noi tocchiamo con mano che francamente il clima ormai è imprevedibile, è quasi incontrollabile. Io, come dire, stringo i denti e mi auguro che di poter vendere, sono un piccolo agricoltore, la produzione agrumicola di quest'anno senza che succeda nessun cataclisma, perché la grandine ha distrutto un sacco di produzioni, il caldo non fa bene perché anticipa la maturazione dei frutti, mi auguro che non ci siano gelate da qui a qualche mese e si tratta degli agrumi, poi ci sono, come dire, le bombe d'acqua che distruggono i raccolti. Io credo che noi ci stiamo suicidando e questo ovviamente, ma non si può dire se è colpa nostra, se è il buco dell'ozono, se è l'inquinamento atmosferico dovuto a questa produzione industriale senza controllo, alla emissione in atmosfera di tutti i veleni che oggi si vanno emettendo. Io mi auguro che la conferenza di Parigi è una consapevolezza nuova, si affermi nel mondo. Da parte di chi? Da parte dei governi. Ma per quanto i governi possano contare, possono determinarla questa cosa. Perché c'è da ragionare su un fatto che alcuni grandi potentati economici, non saranno molti, i quali chiaramente non si fermano mai e la loro sete di arricchimento e di denaro è inesauribile, capiscono che stanno portando alla distruzione l'intero pianeta e che quindi, chiaramente, siccome purtroppo poi loro controllano la cultura e per molti versi anche i luoghi in cui la cultura si apprende e le giovani generazioni si formano, le università, la comunicazione, perché poi a questi grandi gruppi fanno capo i mezzi di comunicazione, con tutto il rispetto per la stampa libera, dove c'è la stampa libera e credo che questa e i margini della stampa libera si vadano ridimensionando giorno per giorno nel mondo. Controllano, piaccia o non piaccia, attraverso la stampa e la cultura, i governi e la politica. Beh, chiaramente, quando poi i governi vanno a sottoscrivere protocolli e chi comanda realmente poi non gliene frega un bel niente, finisce che questo mondo comunque rischia il cataclisma se non si pone il rimedio a queste cose e mi auguro che questa consapevolezza appunto negli uomini che determinano francamente i destini del mondo si faccia strada. Da parte nostra io credo che ci vorrebbe una mobilitazione, un'attenzione anche nei nostri consumi. Se noi cominciassimo a boicottare quelli che sono i prodotti di una certa industria che sfrutta l'uomo e che distrugge l'ambiente, faremmo sicuramente la nostra parte, la faremmo meglio di come oggi non la facciamo.